I motivi che spingono gli italiani ad andare all'estero. Ci troviamo ora vicino a Piccadilly Circus e cerchiamo di capire come mai i giovani italiani lasciano l'Italia per spostarsi in Inghilterra. Una non voglia di trovare un'occupazione nel nostro paese, oppure ritorniamo a un concetto molto forte e importante, ovvero forse in Inghilterra esiste più meritocrazia? Perché sicuramente Londra permette da un punto di vista professionale di raggiungere sicuramente tutti i traguardi che uno si è sempre prefissato, è una società estremamente meritocratica e quindi se per esempio si vale 10 si viene veramente considerati per 10, per il proprio valore, quindi da un punto di vista anche della dignità personale sapere che lavorando duro si è considerati veramente per ciò che si vale e non semplicemente per chi si conosce è sicuramente confortante da un punto di vista psicologico e quindi ti spinge a dare veramente il meglio di te, perché più lavori e più dai, più sicuramente ottieni. Perché io sono medico cardiologo, mi ero laureato e specializzato in Italia, avevo intrapreso la carriera inizialmente in Italia, però notavo che non riuscivo a raggiungere determinati traguardi professionali. Mentre quando sono arrivato qui a Londra, inizialmente c'era un avviso per un lavoro da cardiologo, ho partecipato, eravamo in 15 candidati, nonostante 13 fossero inglesi, alla fine hanno scelto me. Questo mi ha fatto capire l'estrema meritocrazia di questo paese e adesso anche molti dei miei colleghi italiani si stanno trasferendo, anche perché qui se lavori duro e vali veramente tanto è una società che ti premia. In Austria la situazione economica non è così estrema come in altri paesi europei. Penso che la situazione lavorativa nel mio paese è positiva, in particolar modo nel mio settore, ma se vuoi migliorare le tue potenzialità devi andare all'estero, come nel mio caso che ho deciso di trasferirmi in Inghilterra. Al momento rimarrò in Inghilterra, nel caso in cui decidessi di ritornare nel mio paese potrei avere delle possibilità occupazionali, però penso di rimanere ancora qui per un bel po'. Inghilterra, Francia e Germania sono solo alcuni dei paesi dove molti giovani italiani decidono di immigrare. Ora spostiamoci, andiamo a Tokyo in Giappone per seguire l'esperienza di un giovane italiano che ha deciso di lasciare molto presto il nostro paese. Ho deciso di trasferirmi all'estero all'età di 19 anni perché pensavo che studiando in Canada avrei avuto più possibilità di carriera e avrei potuto godere di un'istruzione migliore. Quindi ho deciso di iscrivermi alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Montreal e durante i 3 anni in cui ho studiato lì ho fatto uno scambio in Giappone, a Tokyo, e dato che mi è piaciuto molto il Giappone poi ho deciso, una volta laureato, di passare un anno a Tokyo a studiare il giapponese, che è dove mi trovo ora. Sto frequentando una scuola di giapponese perché sto pensando di iscrivermi ad un master in Giappone una volta finita la mia scuola. Il Giappone rispetto all'Italia mi offre un accesso più facile a una carriera soddisfacente anche presso grandi compagnie internazionali e possibilità anche di trasferirmi in un altro paese una volta che avrò avviato il mio percorso professionale, mentre in Italia per trovare un lavoro bisogna avere esperienza pluriennale, mentre in Giappone l'accesso per i neolaureati è molto più facile. In Giappone è addirittura più facile trovare un lavoro da neolaureati che da persone con esperienza, infatti le aziende giapponesi ricercano degli studenti brillanti che non hanno grande esperienza per poterli farli crescere all'interno della propria azienda, mentre con una persona che ha già un passato professionale è più difficile fargli accettare
le tradizioni dell'azienda, che sono molto importanti per le compagnie giapponesi. Io penso di non tornare in Italia perché non, per ora non penso di poter avere le stesse possibilità che mi vengono offerte all'estero per ciò che concerne l'entrata nel mondo professionale. Vivere all'estero vuol dire innanzitutto adattarsi a una cultura diversa, a un nuovo modo di vivere, a un modo di pensare. Ad esempio per me trasferirmi in Canada è stato molto impegnativo, dato che la loro mentalità è molto diversa da quella di noi italiani. Il Giappone è comunque molto differente, però più comprensibile rispetto a certi meccanismi nordamericani, come quello della competizione, di essere sempre migliore. Se posso dare un consiglio ai giovani, mi permetterei di dire che lo studio delle lingue è molto importante e dovrebbe essere iniziato fin dalle scuole elementari. Al liceo è necessario studiarle bene e avere una conoscenza dell'inglese che può permettere uno studio all'estero o la possibilità di cercare un lavoro all'estero. E quindi non fossilizzarsi sull'idea di restare in Italia, ma iniziare a pensare alla possibilità di andare all'estero, soprattutto per coloro che studiano materie scientifiche, dato che all'estero ci sono molte richieste e se in Italia qui la situazione è molto difficile, all'estero ci possono essere ricompense molto piacevoli. Speciale lavoro, il 2014 sarà l'anno del rilancio, la nostra email filodiretto@canalitalia.it, la possibilità come sempre di interagire sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra pagina Twitter, @canaleitalia, la nostra pagina Facebook Filo Diretto Canale Italia. Io ringrazio e saluto per aver accettato l'invito e il confronto per parlare di un tema importante come quello dell'occupazione e del lavoro, l'onorevole Carlo Fidanza, europarlamentare per Fratelli d'Italia. Grazie mille, una buona giornata. Grazie a voi, ben trovati. Ringrazio e saluto l'onorevole Patrizia Toia, europarlamentare per il Partito Democratico. Grazie mille, onorevole. Un saluto a tutti. Ringrazio e saluto con noi Adamo Bonazzi, segretario generale USAI. Grazie mille. Grazie e saluti. E ringrazio e saluto per l'Italia dei Valori, segretario della Regione Toscana, Giovanni Fittante. Grazie mille. Buongiorno e grazie a voi. Iniziamo subito da una domanda molto semplice ma molto complessa. Il tema della disoccupazione giovanile, over 45 persone che hanno 50 anni, tante volte sono a capo della famiglia, che rimangono senza lavoro. Oggi cercheremo di capire che cosa può fare l'Italia e che cosa può fare l'Europa. Onorevole Fidanza. Beh, certamente noi siamo di fronte a un doppio dramma, quello dei ragazzi che abbiamo visto anche nei servizi che ci hanno preceduto, che ormai cercano una via di fuga all'estero anche a prescindere dal proprio livello di qualificazione professionale. Non c'è più soltanto la fuga dei cervelli, c'è la fuga di chiunque, vanno via a prescindere perché pensano di non avere più speranza qui, e questo è qualcosa che almeno io da persona impegnata in politica vivo con angoscia, il fatto di dover restituire una speranza alle giovani generazioni per non lasciare del tutto impoverito di energie fresche questo paese è la priorità numero uno. E poi c'è il secondo dramma che si accompagna a questo, che sono appunto i 40-50 anni da ricollocare. Beh, io mi auguro che in questo anno si possa fare qualche passo avanti deciso su questo, al di là degli effetti annuncio, delle televendite di Renzi e del governo, che ci sia qualcosa di un po' più concreto. Per ora abbiamo un doppio binario, si va in teoria a spedire su un decreto che deve porre fine ai guasti della legge Fornero, che aveva reso ancora più complicato assumere da parte delle aziende, e poi si va invece molto lento su quello che riguarda il contratto unico a tutele progressive. Ecco, io spero che si vada invece a velocizzare su entrambi gli aspetti. Onorevole Toia, tra l'altro poi nella seconda parte voglio entrare anche sul discorso della donna e dell'occupazione del lavoro, visto che siamo nel 2014. Onorevole. Sì, certo, parliamo di disoccupazione giovanile, giustamente parliamo di disoccupazione di lungo periodo, di chi ha una certa età, ma dobbiamo anche parlare delle difficoltà dell'occupazione femminile, che nel nostro paese non è ai livelli di altri in Europa, e questo a scapito delle donne e a scapito del sistema economico in genere. E diciamo che la determinazione con cui questo governo, in particolare il Presidente Renzi, sta perseguendo alcuni obiettivi è una determinazione che si vede concentrata anche sull'obiettivo del lavoro. È un dramma
che noi vediamo tutti i giorni, che sentiamo che è molto vicino e che ha bisogno assolutamente di cambiamenti. I cambiamenti sono in corso sotto due aspetti. Innanzitutto, diciamo, una prospettazione un po' più complicata della legislazione, che va semplificata, con contratti molto più simili, diciamo, pochi contratti, poche forme contrattuali, per rendere possibile un accesso al lavoro e uno sviluppo del lavoro con meno difficoltà burocratiche, con meno appesantimenti. E poi, diciamo, invece di intervento concreto, il decreto Poletti, che io credo porterà, anche se sta suscitando molta discussione, a delle opportunità di aprire di più il lavoro alle persone e ai giovani. Sappiamo che qualcuno critica, dice 36 mesi per consentire collaborazioni e rapporti, diciamo, no, indeterminati sono troppi, ma la dimostrazione è che se nell'arco dei 36 mesi do la possibilità di prolungare con la stessa persona questi contratti, c'è più facilità di inserimento. Si dice che il 30% di coloro che sono stati inseriti con periodi più lunghi di contratti è la percentuale più alta, mentre se tu li devi rinnovare ogni 6 mesi e motivare, la percentuale di stabilizzazione è più bassa. Quindi corriamo anche qualche piccolo rischio, io dico, con una normativa meno rigida, meno imperativa, ma diamo più possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, che mi sembra la cosa principale. E anche per l'apprendistato, che è l'altro grande cambiamento, lo scopo è questo, consentire davvero di cominciare davvero a lavorare. Fittante. Dunque, il problema di questo paese è un paese in crisi, un paese che soffre ovviamente di un fallimento di una classe dirigente che non è in grado di dare delle risposte certe. La drammaticità, diciamo, della disoccupazione ha bisogno di uno shock, ma di uno shock importante e forte. I provvedimenti che sono in essere sono sicuramente utili e vanno nella direzione giusta, ma sono veramente poca cosa a confronto a quello che è il dramma di numeri così eclatanti. Parliamo di una disoccupazione complessiva del 13% quasi, e di quella giovanile un 40%, per cui o noi, diciamo, diamo una risposta in modo forte e convincente, perché anche la manovra, anche sui tagli, è certamente un indirizzo che va nella giusta direzione, però sono cose che sono veramente poca cosa. Noi come Italia dei Valori abbiamo fatto un'iniziativa molto importante prima del Jobs Act di Matteo Renzi e lo sblocca lavoro, che appunto è questo che abbiamo messo per iscritto le proposte, le iniziative e anche la copertura finanziaria. Noi abbiamo uno scandalo nello scandalo, in Italia abbiamo 80 miliardi fermi di beni confiscati alla mafia che non riusciamo a utilizzare. Allora, il punto è: come si fa a non pensare che ci abbiamo delle risorse disponibili da investire sempre anche nel campo del lavoro, che sono cifre così importanti e lasciati lì, come dire, inutilizzati, addirittura che vanno a deperire, perché chiaramente, diciamo, i beni confiscati alla mafia, che sono stimati cautelativamente per 80 miliardi fatti dal prefetto Caruso che gestisce questa struttura, poi vanno a essere deperiti, perché se questa è un'azienda e statisticamente provato scientificamente dagli studi anche dall'università che dopo un anno l'80% fallisce. Allora, Bonazzi, cerchiamo di fare un quadro generale della situazione e soprattutto dare i numeri, no? Perché ogni volta io dico, quando si parla di disoccupazione e di lavoro e leggiamo dei numeri, dobbiamo pensare che dietro quel numero c'è una persona, in taluni casi c'è una famiglia intera. Secondo lei quanto è importante oggi fare asse, indipendentemente dal concetto partitico e politico? Siamo in una situazione dove una soluzione per uscire dalla crisi bisogna comunque trovarla. Bonazzi. Fare sistema è importantissimo. In Italia non si è fatto molto negli ultimi tempi, ma è importante per tante ragioni. Primo problema: in una Italia in cui la gente non va più in pensione dopo 40 anni di lavoro, mancano i nonni, ma mancano anche gli asili nido. Quindi la disoccupazione femminile è scontata. Qualsiasi coppia che decida di fare un figlio si trova nella condizione di non poter lavorare. Perché? Perché non c'è la possibilità di entrare in un posto di lavoro e al tempo stesso crescere i figli. Questo è un primo problema. Il problema del fatto che la gente non esca dopo i 40 anni è il problema dell'occupazione dei posti di lavoro. Se lavoro non ce n'è e non consentiamo di uscire a chi ha lavorato una vita, non potremo consentire ai giovani di entrare. Questo è un problema gravissimo. Noi abbiamo risolto il problema delle pensioni alzando l'età pensionabile. Però bisogna anche dire che i buchi che sono stati fatti nel sistema pensionistico, e parliamo addirittura del discorso INPDAP se volete, sono dovuti al ladrocinio di Stato.
Cioè, perché ci sono 10 miliardi di buchi nell'INPDAP e quindi c'è stata la necessità di fare una riforma? Perché i comuni, le province, le regioni e lo Stato stesso non hanno versato la loro parte contributiva al sistema pensionistico. Hanno versato solo quello che trattenevano i lavoratori. È chiaro che in un sistema di questo genere poi i problemi esistono. Allora, io chiedo a ognuno dei presenti che cosa mette in atto il partito che rappresentate per il tema dell'occupazione e del lavoro, perché in questo momento secondo me è importante ovviamente cercare di fare capire anche le posizioni. Queste posizioni però devono essere chiare, perché spesso quando si va a votare, forse anche colpa dell'informazione, no? Non vengono fatti dei programmi che possono spiegare pedissequamente quali sono le proposte. Partiamo dall'onorevole Fidanza per Fratelli d'Italia. Beh, intanto noi riteniamo un passo avanti positivo, anche se aspettiamo di vedere il testo, perché fa parte del disegno di legge delega che il Parlamento attribuisce al Governo, quindi il Governo ha alcuni mesi di tempo per poter poi varare il testo definitivo, sottoporlo alle Camere, e sul contratto a tutele progressive, una proposta che anche noi abbiamo inserito nel nostro programma elettorale delle elezioni politiche dello scorso anno, e quindi ci aspettiamo che il testo sia un testo che vada in questa direzione e che si acceleri. Mi spaventa, come dicevo prima, che si sia scelta una strada istituzionalmente un po' lenta, però noi crediamo che al di là delle regole del mondo del lavoro, qui ci sia da ridiscutere un fattore che frena enormemente la nostra possibilità di tornare a crescere. Questo fattore si chiama euro, questo fattore si chiama regole dell'euro, si chiama fiscal compact, si chiama questa gabbia di regole che ci è stata creata intorno e che mina in maniera decisiva la competitività delle nostre imprese. Se non si sta sul mercato mondiale con le stesse regole in condizioni di poter competere realmente con le altre economie, a partire da quelle più competitive in Europa, guarda caso la Germania, poi è difficile prendersi delle quote di mercato e quindi è difficile che le aziende abbiano bisogno di persone da assumere, qualsiasi sia la regolamentazione, la normativa in materia di contratti o di inserimento nel lavoro. Quindi se noi non affrontiamo questo grande tema, qualsiasi ricetta che si pone per provare a rispondere a questa domanda rischia di essere soltanto un palliativo, perché non si affronta la grande questione. La grande questione è come l'Italia sta in Europa, con quali regole, con quale moneta, a quali costi. I costi che abbiamo pagato fino adesso alle politiche di austerità sono troppo alti, con i tassi di disoccupazione al massimo. Onorevole Toia, europarlamentare per il Partito Democratico. Sì, credo che insomma una certa velocità sia sotto gli occhi di tutti, che oggi viene impressa al processo di governo. Anzi, a volte c'è l'accusa quasi che c'è troppa velocità. Io penso che non è mai abbastanza quando si tratta di affrontare problemi gravissimi come quello dell'occupazione o anche quello delle riforme istituzionali. Quindi, determinazione in alcuni punti. Abbiamo detto semplificazione legislativa. Non sono parole, non sono documenti generici, sono procedimenti in corso. Creazione appunto di questo contratto indeterminato a tutele progressive per cercare di dare anche stabilità oltre a una certa flessibilità iniziale. Riforma dell'apprendistato e dell'inserimento del lavoro anche con progetti temporanei. Insomma, più occasioni, più possibilità di inserimento e poi forme di stabilizzazione. Tutto questo però accanto al tema della semplificazione burocratica, al tema dei costi dell'energia, c'è stato un abbassamento nelle bollette, eccetera, perché tutti questi elementi possono aiutare le industrie, l'economia a creare posti di lavoro. Quindi si agisce sulle modalità con cui si può inserirsi nel lavoro, ma si deve agire più in generale sul rilancio del nostro sistema industriale manifatturiero, perché da lì, da una ricrescita, quindi vedete anche il discorso dell'IRAP, del costo del lavoro, perché se il sistema riprende, se le imprese hanno un certo fiato e prospettiva e le norme cambiano del lavoro, ecco che finalmente scatta qualcosa e si interrompe quella drammatica percentuale della disoccupazione. Questo naturalmente poi ci porta anche al discorso europeo, come si diceva, perché l'Italia è pronta, e Renzi lo farà nel semestre europeo, a dire all'Europa queste regole oggi ci portano lontano dagli obiettivi di crescita, dobbiamo insieme cambiarle. Un'Italia autorevole può anche cambiare le cose in Europa, e questo è l'obiettivo che noi abbiamo. Fittante, segretario regionale d'Italia delle Valori per la regione Toscana. Ma io mi occupo di piccola e media impresa, per cui so il dramma e il problema anche di come creare lavoro, perché il punto è come creare lavoro. Oggi la piccola e media impresa, che è l'asse portante del sistema Italia, è penalizzata in tutti i suoi aspetti. Allora, se non partiamo da un presupposto, uno, accesso
al finanziamento bancario, che è uno scandalo nello scandalo. Noi abbiamo tassi da usura, abbiamo delle banche che non fanno più le banche, abbiamo banche che fanno tassi del 15%, personalmente verificati con estratti conti alla mano, una banca importante a livello nazionale che fa dei tassi da usuraio. Allora il punto è che se non c'è questo accesso al credito è un limite assolutamente gravosissimo, perché all'estero chiaramente pagano il costo del denaro infinitamente più basso che in Italia. La sburocratizzazione: noi siamo un paese assurdo. Per fare la dichiarazione redditi di un singolo cittadino, io stesso laureato non riesco a farla da solo, 54 pagine, non sono in grado di farla da solo. Allora, quando noi impieghiamo, anche in termini di tempo e di impiego di personale, una persona addetta solo per gestire la parte fiscale, vuol dire che è un paese che va al fallimento. Allora, la semplificazione burocratica e fiscale è un altro degli elementi centrali, come l'accesso al credito. Cioè, noi dobbiamo creare le condizioni affinché si crei lavoro. Io vengo adesso alla Fiera del Mobile di Milano occupandomi anche di design interni e vi dico che chiaramente, diciamo, un cambio ci deve essere. Allora, sentiamo l'intervista al senatore Dario Stefano per Sinistra, Ecologia e Libertà, proprio sul tema del lavoro. Sentiamo. Siamo nello stand della Puglia, insomma, il vino è un settore che fa grande l'Italia? Ma certamente è un settore che fa grande l'Italia. Io credo che sia il nostro principale ambasciatore nel mondo, ma sia anche un tema sul quale si è praticata con successo la strada dell'innovazione e della tradizione, questo connubio vincente che nell'agroalimentare italiano può essere certamente volano di crescita e sul quale bisogna però scongiurare questa nuova iniziativa nazionale che vorrebbe addirittura guardare ad un marchio unico per tutta la produzione nazionale, che io credo sarebbe una pessima idea, perché non ci consentirebbe di esaltare questa vivacità di culture diverse, di sensibilità diverse, di esperienze diverse, che invece sono il vero fattore di successo del sistema italiano. Per fortuna c'è anche un aumento proprio di occupati in agricoltura, quindi vuol dire che i giovani si stanno riavvicinando a questo mondo. Ed è una sfida vinta, quella di abbandonare un'idea che per troppo tempo ha attraversato l'Italia, che l'agroalimentare e l'agricoltura fossero settori di serie B sui quali era meglio non dedicare attenzione, non dedicare impegno, perché non avrebbero restituito traguardi in senso economico, professionale, ma soprattutto sociale. E torniamo ovviamente a parlare di lavoro. Abbiamo sentito le parole dell'esponente di Sinistra Ecologia Libertà. Voglio tornare su un altro tema importante, il tema del costo del lavoro nel nostro paese. Una domanda che ho fatto anche ai precedenti ospiti. Mi interessa ovviamente sapere le posizioni dei partiti presenti quest'oggi, che hanno accettato il confronto e l'invito proprio sul tema del lavoro e dell'occupazione. Onorevole Fidanza, quanto è importante calcolare il costo del lavoro? Io dico sempre, un dipendente, quanto costa all'imprenditore e quanto porta a casa in busta paga? Allora, anche in questo, che cosa si potrebbe fare concretamente? Che cosa propone il suo partito? Sentiamo l'onorevole Fidanza, lo parlamentare per Fratelli d'Italia, prego. Intanto, intervenire sul cuneo fiscale è assolutamente necessario. E il governo lo sta facendo, a mio avviso, in maniera troppo timida, perché 10 punti di cuneo fiscale sulle imprese è una percentuale davvero minima, che purtroppo non porterà queste imprese a decidere di assumere. Certamente è meglio rispetto ad un aumento della tassazione, una diminuzione della tassazione banalmente meglio, ma è chiaro che l'effetto rischia di essere molto molto limitato. E su questo però noi scontiamo anche, anche qui torniamo all'Europa, un problema di dumping che non è più soltanto con i paesi extraeuropei, con le tigri asiatiche, con i paesi che sfruttano la manodopera minorile, la Cina che utilizza i lavoratori nei lager, quelli che vengono rieducati perché oppositori politici, cioè una situazione assolutamente estreme, che pure incidono molto sulla concorrenza sleale nei confronti dei nostri prodotti. Ma noi abbiamo un dumping interno all'Unione Europea. Cioè, il fatto di aver creato una moneta, e torno sempre lì, senza aver creato insieme a questa una politica fiscale comune, fa sì che le nostre imprese oggi abbiano il problema di dover competere con imprese che stanno pochi chilometri al di là delle Alpi. Penso alla politica aggressiva che fanno l'Austria e la Slovenia e la Svizzera, che è fuori dall'Unione Europea, per attrarre le imprese del nord Italia nei loro
territori, promettendo sburocratizzazione e defiscalizzazioni, e quante imprese italiane oggi vanno a delocalizzare non in Thailandia, in Cina o in Vietnam, ma in Polonia, in Romania, in Bulgaria. Allora questo tema lo dobbiamo sempre affrontare da lì, cioè o noi ribilanciamo questo mercato europeo che così com'è non funziona e ci riappropriamo di una moneta sovrana che ci consenta di svalutare e tornare a competere, o altrimenti noi paghiamo un prezzo carissimo anche dentro l'Unione Europea. Onorevole Toi, europarlamentare Partito Democratico. Ma effettivamente il costo del lavoro è troppo alto, il che non vuol dire che i lavoratori guadagnano troppo, al contrario, i nostri salari sono più bassi di altri europei, però il costo complessivo che paga il datore di lavoro e quello che viene tolto anche al lavoratore incidono troppo, per cui alla fine costa tanto e il lavoratore prende poco. Penso che sia sotto gli occhi di tutti, che i cittadini l'abbiano capito, che il governo, Renzi in particolare, ha posto proprio questo tema. Non è tantissima oggi la riduzione dell'IRAP, che è la tassa sul costo del lavoro, che penalizza gli imprenditori che assumono tanto in sostanza, ma è un inizio. Perché non è stata fatta tutta lì la cifra che era disponibile? Perché, come tutti sapete, si è preferito anche dare un po' di respiro alle famiglie, consentendo con quegli 80 euro in busta paga, insomma, una riduzione del peso dell'IRPEF, delle tasse. Però intanto si è agito anche sull'IRAP e si potrà agire molto di più in futuro. Quindi questa è una linea, io non dico dobbiamo, dico stiamo facendo. Naturalmente però, sempre nel raffronto europeo, è vero che bisogna mettere chiarezza in Europa. Noi abbiamo voluto una moneta unica, io penso che ci ha aiutato in periodi molto difficili, che sarebbe stato molto peggio non averla, ma adesso questo presuppone anche che l'Europa faccia un'armonizzazione fiscale, per esempio. Non ci possono essere stati dentro un unico contesto economico che hanno un fisco così differente, e un'armonizzazione delle norme del lavoro. Se noi andiamo verso questa armonizzazione, ne abbiamo vantaggi dall'Unione Europea, non svantaggi, perché la risposta non è dire usciamo dall'Europa e riappropriamoci di una piccola moneta in un'economia così integrata e non si può procedere a svalutazioni, ma è riappropriamoci di regole comuni in Europa, finiamo di costruirla, perché solo così sprigionerà gli effetti positivi anche su paesi come il nostro. Spazio alla regia, tra poco sempre con speciale Filo Diretto, il 2014 sarà l'anno del rilancio, a tra poco. Ma come fai a far tutto? Ma come fai a far tutto? Ma come fa a far tutto con tutti quei figli? Ne ho due. Sorprendente. Tu ne hai quattro. Sì, ma sono gemelli. Famiglia, lavoro, casa, amici. La vita di una donna nel 2011 sembra più che altro una grande partita di Tetris. Perché incastrare tutti gli impegni di una sola giornata è un'impresa degna di un'eroina dei fumetti? E allora capita spesso che si è costretta a dover sacrificare qualcosa. Amo il mio lavoro, anche se alcune volte mi sembra di amarlo veramente troppo. I love... E il più delle volte a rimetterci proprio la carriera. Oggi però si scopre che questa scelta potrebbe avere effetti più macroscopici di quello che pensavate. E in tempi di crisi ogni diritto diventa un dovere. La crisi finanziaria si aggira per il mondo come un mutante. Il monito arriva direttamente da una delle donne più in vista dell'economia italiana, Anna Maria Tarantola, vice direttore generale della Banca d'Italia, che spiega: l'aumento del tasso di occupazione femminile influenza positivamente il PIL e riduce il rischio di povertà. Ehi, taxi! Nello specifico, un'occupazione al 60% comporterebbe, secondo stime della Banca d'Italia, un aumento del PIL fino al 7%. E non è tutto, perché secondo diversi studi, una maggiore presenza femminile nelle imprese, specie al vertice, sarebbe associata a migliori performance e a un minore rischio di default di impresa. Del resto sono tantissime le donne in Italia che possiedono ruoli di prima importanza, da Emma Marciagaglia nell'industria a Miuccia Prada e Donatella Versace nell'alta moda, fino a passare per Margherita Hack e Rita Levi Montalcini, vanti italiani nel campo delle scienze. E questo solo per citarne alcune, del resto l'elenco è davvero troppo lungo. Come se gli angeli fossero lì a dire che sì, è tutto possibile, come se i diavoli stessero un po' a dire di no. Ben ritrovati, continuiamo a parlare del tema del lavoro e dell'occupazione. Volevo sentire adesso l'esponente dell'Italia dei Valori, segretario della Regione Toscana, Giovanni Fittante, prego. Sì, il cuneo fiscale è uno dei punti centrali, come dicevo prima, dello sblocca lavoro che abbiamo creato come Italia dei Valori.
è un punto fondamentale. Quando un lavoratore prende meno della metà di quanto costa, vuol dire che siamo in una condizione di fallimento totale, perché l'impresa ovviamente prima di assumere ci pensa non una volta ma 10 volte, e poi non è sopportabile anche il rapporto a una competizione con gli altri paesi europei e esteri. Cioè, quando l'impresa costa il doppio il lavoratore, è difficile poi poter competere anche sui mercati. Per cui abbattere, diciamo, il cuneo fiscale è un elemento centrale. È chiaro che l'iniziativa del governo è positiva, ma ripeto, è francamente non sufficiente per dare una svolta. La svolta la si può dare, per di più le risorse ci sono, noi l'abbiamo anche elencata in questo sblocca lavoro, ma ne cito due soltanto. Dicevo prima questi dei beni confiscati alla mafia, che sono 80 miliardi, ma dico anche di più: il taglio delle spese. Ogni impresa che ha dei problemi in un periodo di crisi cosa fa? Cerca di ridurre i costi. E normalmente il 10% con sacrificio si fa in un'impresa a ridurre i costi. La domanda è: perché nello Stato italiano, che ci costa 800 miliardi all'anno, non si può arrivare a ridurre del 10% le spese e recuperare quegli 80-90 miliardi che, investiti sull'abbattimento del cuneo fiscale, lì, a quel punto lì, diciamo, abbiamo veramente una risposta forte e convincente. La domanda è: perché non si è fatto fino ad oggi? Per cui i tagli presentati dal governo di 6 miliardi che sono citati adesso sono francamente un qualcosa di veramente poco, relativo. Ci sono le risorse, cerchiamo di farle fruttare. Buonanzi, parlando di lavoro, abbiamo parlato anche del lavoro ovviamente collegato ad esempio alle donne oggi. Quindi quali sono dei dati che lei ci può fornire, com'è la situazione? Ma il lavoro femminile oggi è un dato che in Italia è più preoccupante che non all'estero. Come dicevo prima, mancano dei servizi di base per poter consentire l'accesso al lavoro delle donne. E al tempo stesso, in qualsiasi azienda, il primo occupato ad uscire quando c'è una crisi è la donna. Oggi però il dato è talmente alto, sia per uomini che per donne, che non ci sono così grandi differenze. Cioè, la crisi in qualche modo ha livellato la situazione, e questo però è molto grave, perché un paese fa fatica a risorgere dalle proprie ceneri se non investe sui lavoratori. Io dico solo una cosa: cuneo fiscale. Noi diciamo da tempo che è necessario che le tasse sul lavoro non siano superiori a quella delle finanze, cioè delle rendite finanziarie. Con questo dicendo che vanno abbassate quelle del lavoro, non certamente quelle che vanno alzate, quelle delle rendite finanziarie. Ma è chiaro che oggi un imprenditore che ha la possibilità di investire in mercato finanziario e guadagnare più facilmente che facendo industria, che facendo prodotto, tende a farlo, tende a diversificare, tende a fare questo investimento in finanza. Invece no, bisogna fare in modo che sia agevolati gli investimenti in lavoro. Questa è la soluzione per riuscire a uscire da una crisi e a ridurre lo spazio. Però per le donne invece è assolutamente necessario che ci siano i servizi. Ribadisco, se non ci sono i nonni, i figli come fanno? Non mica si possono lasciare a casa da soli, no? Onorevole Fidanza, europarlamentare per Fratelli d'Italia, ad esempio abbiamo commentato anche spesso quali iniziative sono state messe in atto da altri governi, no? Si è parlato tanto ad esempio della Germania, del famoso, no? Mini job. A questo punto dico, bisogna però saper leggere che cosa vuol dire il mini job, e voglio capire poi dai politici presenti se una situazione di mini job in Germania, in Italia, potrebbe ovviamente essere un'ipotesi, una soluzione. Onorevole Fidanza, secondo lei da dove bisogna ripartire? Abbiamo sentito, no? Prima si parlava ad esempio del settore turistico. Ci sono alcuni settori nel nostro paese che potrebbero dare quella marcia in più, soprattutto ai giovani, ma non solo. Onorevole Fidanza. Ma sì, intanto il mini job non deve essere diciamo interpretato male, nel senso che il mini job in Germania in buona parte si somma ad altri interventi dello Stato sul reddito dei cittadini, quindi in realtà non è l'unica fonte di sostentamento. Allora, se fosse così, avessimo delle risorse per fare un intervento del genere anche in Italia, sarebbe perfetto, però non credo che siano questi i tempi, ai noi, viste le ristrettezze di bilancio. Io penso, seguendo il secondo suggerimento di questa domanda, che noi dobbiamo tornare ad investire su settori che possono reggere meglio la competizione a livello internazionale, settori che non possono essere delocalizzati o che hanno mercati esteri molto forti. Pensiamo certamente al turismo: noi abbiamo un petrolio tutto italiano
che non sfruttiamo adeguatamente, che potrebbe dare una risposta molto forte in termini di occupazione. Pensiamo all'agroalimentare, che è uno dei pochi settori primario nella parte agricola, ma industriale nella parte di trasformazione, che cresce nonostante la crisi, andando a conquistarsi delle fette di mercato importanti, nonostante la contraffazione, la pirateria e il taroccamento dei prodotti italiani in giro per il mondo. Però non dobbiamo rinunciare a fare industria manifatturiera di qualità. Un paese regge la competizione mondiale se ha una manifattura che resiste. Noi siamo la seconda industria manifatturiera d'Europa, nonostante tutto, nonostante la crisi, dobbiamo puntare a mantenere questi livelli e, se possibile, ad aumentarli, perché altrimenti, se lasciamo che il nostro tessuto di piccole e medie imprese manifatturiere venga schiacciato dalla crisi e da una competizione globale senza regole e rimangono in pratica un tessuto polverizzato e 4-5 grandi aziende nazionali che poi vengono di fatto ad essere preda di una potenziale aggressione in termini finanziari e economici delle grandi aziende straniere, noi rischiamo tra pochi anni di avere un paese completamente deindustrializzato. Cioè, questo paese senza più l'Eni, la Finmeccanica, l'Enel, le 4 o 5 grandi player più un paio di acciaierie che ancora reggono, non ha più una grande industria. Ecco, io non voglio rinunciare ad essere un grande paese industriale quale l'Italia è stato fino a poco fa. Onorevole Toi, europarlamentare Partito Democratico. Penso anch'io che, insomma, l'esempio dei mini jobs non è proprio trasportabile così com'è in Italia, anche perché noi non abbiamo un sistema di tutele, di garanzie anche per chi perde il posto di lavoro da una collocazione all'altra. Quindi guardiamo un po' in casa nostra, dico, e vediamo che cosa si può fare. Certamente bisogna aiutare la tipicità di certi lavori. Il Jobs Act prevede anche che vengano fuori dei piani per le singole, per esempio nel mondo della cultura, le imprese dei giovani, le cosiddette imprese creative. Ci sono singoli ragazzi o magari due o tre che si mettono insieme e, lavorando con tutto il settore digitale, creano imprese nel campo del design, nel campo delle comunicazioni, creano delle app, tutto il mondo digitale e creativo. Ecco, per loro evidentemente va creata un'attività di sostegno diversa. L'Europa ha fatto un grande piano che si chiama appunto Europa Creativa. Il tema della cultura, che prevede lavori anche diversificati, diversi da quelli tradizionali dal mattino alla sera. Ecco, andare incontro a tutte queste realtà tipiche, senz'altro con delle proposte concrete. Ma attenzione, io dico, non innamoriamoci di certe proposte che vengono da altri paesi, che in Italia si tradurrebbero in cosa? Perché poi, secondo in tanti bisogna... lavoretti specifici. Purtroppo i giovani oggi hanno già tanti lavoretti che si sommano, hanno bisogno di un lavoro vero, magari diverso negli orari, magari più flessibile, magari più smart, come si dice, nel senso più libero, anche telelavoro domiciliare, però non sommiamo lavoretti, hanno diritto a un lavoro come si deve, che se non è più stabile come per il futuro, però deve essere un lavoro decente. E anch'io credo che il futuro dell'Europa, accanto a tutti questi settori che sono quelli della cultura, del turismo, dell'ICT, eccetera, debba puntare molto sulla reindustrializzazione. In Europa abbiamo insistito su questo, abbiamo messo strumenti come quelli della ricerca, dell'innovazione, adesso tocca all'Italia usarli bene proprio per mantenere il nostro tessuto industriale fatto di grandi, medie, piccole Fittante, o piccolissime. Segretario regionale Toscana per l'Italia dei Valori, che cosa ne pensa? Sì, diciamo che più che il mini job io punterei a creare lavoro vero inteso anche come capacità dei giovani di potersi anche autofinanziare. Noi abbiamo una grande possibilità, quella delle start-up. Purtroppo il problema dell'Italia è la eccessiva burocratizzazione, perché anche dei giovani che vogliono intraprendere e aprirsi una partita IVA, aprire una piccola impresa, è un dramma totale, perché sono sommersi da costi altissimi e da burocrazia esasperante. Allora, invece di fare delle piccole cose, io farei appunto, e noi proponiamo anche in questo sblocca lavoro, la capacità di incentivare con flessibilità in termini, diciamo, di capacità di creare piccole aziende, le start-up, ma di essere sostenuti economicamente con finanziamenti bancari sovvenzionati anche dallo Stato e con la sburocratizzazione, affinché questi giovani possano anche intraprendere lavori veri, seri, perché se non creiamo innovazione, capacità, diciamo, di creare nuovo lavoro anche da parte di chi vuole intraprendere, oggi per aprire una piccola impresa è veramente un gesto, come dire, eroico, perché nelle condizioni attuali sono costi talmente alti che disincentiva chiunque, anche chi c'ha i soldi. Immaginate chi non ce l'ha. E se uno si presenta in banca oggi a chiedere, diciamo, un investimento su un'idea, su un progetto, cioè o c'ha 3-4 case perché gli danno il 30% di quello che è il valore, oppure non neanche ti presentare. Allora il punto è
diamo possibilità, noi dobbiamo dare come sistema Italia gli strumenti per intraprendere, poi il lavoro si crea da sé se ci sono le condizioni. E sentiamo, abbiamo intervistato diverse persone, non so Stefania ha intervistato qualche giorno fa, un po' di giorni fa, sul tema proprio della crisi. Secondo me è interessante riascoltare, no, quello che dicevano le persone, cerchiamo di capire, no, che cosa è cambiato o meno. Sentiamo i nostri vox. Tassi di disoccupazione giovanile alle stelle, crisi anche per gli over 45-50. Andiamo a vedere insieme come vivono questo momento gli italiani. Bene. Ci mangia su. Ci mangia il gelato, vede? Quindi va bene. Lavoro? Va bene. Quindi non sente la crisi? No, assolutamente. Allora perché pensa che ultimamente si usi spesso questa parola? Beh, perché molti cavalcano l'onda della crisi, ma poi di fatto almeno a certi livelli non si vede. Crisi significa starsene a casa e non avere un lavoro e non avere speranze per un futuro. Lei l'ha sentito sulla sua pelle? Adesso lo sto sentendo piuttosto sulla mia pelle, sì. Prima ero abbastanza tranquillo, adesso ultimamente la sento, sì. Quando pensa che potremmo uscire da questa situazione, eventualmente come? Ma, non dipende certamente da noi che siamo dei miseri lavoratori. Potremmo uscire anche molto presto se venissero cambiate molte cose ai vertici. Significa in realtà, non mi tange molto in questo momento, visto che sono studente. Mi rendo conto però che, osservando anche in realtà come università, lavoro, che ovviamente ha colpito duro e che non è vero rispetto a quello che stanno dicendo, che sta per finire. Questa è la mia sensazione. È una domanda importantissima. Significa tutto. Significa avere preoccupazioni maggiori per il futuro, ovviamente perché ho una figlia piccolina, inizio a dire non so come sarà. Significa la mattina alzarsi, ringraziare perché ha un lavoro, nello stesso tempo preoccupazioni. Un po' di mala informazione, un po' di brutta informazione, perché convince le persone a pensare male. Che ci sia un po' di crisi va bene, ma è un continuo nutrire le persone con negatività. Bisogna forse agire, insomma, ma chi deve farlo non so chi è. Ma lei in prima persona quindi non sente questa situazione? Un po' sì, un po' sì. C'è un calo, sì, di lavoro, se c'è più difficoltà, un po' la sento. Con le difficoltà in cui la viviamo tutti, ma anche con grande speranza, perché penso che da una grossa difficoltà, un grosso problema possa sempre nascere un grande bene, quindi con forza e coraggio. Ci aspettiamo presto che questa speranza avvenga? Ma credo che sia fondamentale che ciascuno la senta dentro di sé, per cui è un cambiamento globale che è dato da un cambiamento dei singoli, speriamo che arrivi presto. Ma la crisi oggi significa innanzitutto una nuova politica monetaria, quindi a mio modesto parere uscire dall'euro. Dopodiché aiuti alle aziende, aiutare le aziende a crescere, abbassare le tasse che gravano sul mondo del lavoro. Solo così le nostre aziende possono crescere, assumere e fare in modo che si esca dalla crisi. Beh, male, come tutti gli altri, no? In che cosa la sente principalmente? Ma vedo molta gente impoverita, molta miseria, vedo gente che va a raccattare la monnezza da mangiare dentro i bidoni dell'immondizia, davanti al supermarket, sì. Vecchiette, pensionati, povera gente. Tutti i giorni? Lì siamo quasi tutti i giorni. Vanno apposta lì per raccattare un po' di verdura che il supermercato ha buttato. Quello è un segnale bruttissimo. E poi pensa ai giovani che faranno una brutta fine. È come tutti quanti. Come la devo vivere? Ma in cosa la sente principalmente? Beh, credo che soprattutto per il commercio, la grande distribuzione, le vendite degli autoveicoli, i depositi bancari, si sente un po' in tutti i settori dell'economia, diciamo, no? Il lavoro per me, per quanto mi riguarda, sono un dipendente pubblico, quindi non ho, diciamo, almeno problemi da questo punto di vista. No, basta leggere i giornali, le ditte che chiudono, il ricorso alla cassa integrazione, notevole, insomma. Quindi tutte cose che già sapete. Beh, soprattutto gli universitari la sentono molto di più perché guardano al futuro per il lavoro e siamo un po' demoralizzati guardando questo punto di vista. Quindi, quali sono le prospettive per chi studia oggi?
noi diciamo sempre non troveremo mai nulla e purtroppo è questo, questa è la realtà. Per me la crisi è più umana in realtà che crisi poi economica e materiale, perché trovo che la gente stia perdendo tanti valori a livello umano e poi penso che comunque con la buona volontà un lavoro lo si può sempre trovare. Dipende anche dalla voglia che ha la gente di adattarsi a fare delle cose che probabilmente fanno gli altri oggi, gli extracomunitari, no? E poi dicono che ci rubano il lavoro. Bisogna adattarsi, fare un po' di tutto. La crisi signorina, la crisi, non si può andare avanti. La crisi, la crisi. Bonazzi, come commentiamo ovviamente le interviste che abbiamo appena ascoltato sul tema poi della crisi, no? C'è chiaramente una grande rassegnazione nei giovani e questo è male, perché vuol dire che non si proiettano in avanti, non hanno la volontà di proiettarsi. In realtà come dobbiamo commentare? Serve una politica industriale, servono investimenti, servono distretti produttivi, servono infrastrutture, serve che la pubblica amministrazione viaggi sulla open source in modo che i giovani possano con pochi soldi, con pochi investimenti sviluppare programmi ed essere innovativi. Serve investire nell'innovazione e lo Stato deve guardare nell'insieme, deve fare tutte queste cose, altrimenti è chiaro che i giovani poi sono rassegnati, se non vedono il loro futuro in qualche modo di un colore che sia vicino al roseo, che sia chiaro, ma lo vedono a tinte fosche, non si può che pensare che ci sia rassegnazione. Però non è questo il messaggio che noi dobbiamo inviare. Noi abbiamo una classe dirigente che sa uscire dalla crisi se vuole, noi abbiamo la capacità di poterlo fare, ci siamo incartati pesantemente e questo è colpa di tanta gente, ovviamente chi ha una responsabilità politica ha una responsabilità più ampia degli altri, ma la colpa credo che sia un pochino ampia. Onorevole Fidanza, per Fratelli d'Italia, europarlamentare, partendo da queste interviste ampliamo il discorso su un altro tema, un tema che fa male al nostro paese, fa male alle tante famiglie, fa male alle persone che purtroppo hanno perso un caro a causa dei suicidi. Diversi gli imprenditori che hanno deciso di togliersi la vita. In questo caso c'è la necessità di un intervento forte da parte del governo centrale, ma un intervento forte anche da parte dell'Italia, perché dobbiamo ricordare che quegli imprenditori fino a poco tempo fa avevano la possibilità di produrre, di lavorare e di pagare le tasse. Onorevole Fidanza. Oggi ci si suicida per crediti molto spesso, più che per debiti. Questa è un'urgenza assoluta, si sta procedendo ma anche qui con troppa lentezza nel pagare i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Questi debiti si scaricano sulle spalle di questi imprenditori che poi ovviamente sono costretti a licenziare, le aziende vanno in crisi e poi arrivano in una spirale in cui non riescono più ad ottemperare agli obblighi che hanno assunto con le banche o con i fornitori, e questo poi si innesca spesso in una spirale di sfiducia umana, di sentirsi sostanzialmente falliti umanamente prima ancora che economicamente, questo porta a queste tragedie. E dal punto di vista dell'esito drammatico, noi pensiamo, abbiamo depositato una proposta di legge in tal senso in Parlamento, che lo Stato debba farsi carico a posteriori, purtroppo dopo che succedono questo tipo di tragedie, del sostentamento delle famiglie che ne hanno subito la perdita, perché quei morti sono colpa dello Stato. Se c'è un imprenditore che si suicida per crediti che lo Stato non gli ha versato, lo Stato si deve far carico della sua famiglia il giorno dopo. È chiaro che è qualcosa che purtroppo nasce dalla constatazione di quello che sta avvenendo sempre di più e che non è certamente una soluzione. La soluzione è evidentemente che si intervenga prima di arrivare lì. Però noi non stiamo andando nella direzione giusta, dobbiamo dircelo. In Europa, insieme alla collega Toia, noi abbiamo approvato una direttiva che prevede una riduzione molto forte dei tempi di pagamento dalla pubblica amministrazione alle imprese, 30 giorni per i settori normali, tra virgolette, 60 giorni per le forniture in sanità. E oggi siamo al paradosso che una direttiva che sarebbe fondamentale per l'Italia non viene recepita per tempo dall'Italia, addirittura la Commissione europea, per voce e per penna di un commissario italiano,
non euro italiani, apre una procedura di infrazione contro l'Italia per mancato recepimento di una direttiva fondamentale. Quindi bisogna fare molto di più, altrimenti questi casi continueranno ad esserci e si ripeteranno. Onorevole Toire, parlamentare per il Partito Democratico. Cosa che in mezzo a tante voci disperate, perché non può che essere così questa realtà di chi si vede privato del lavoro e di una prospettiva, io però trovo anche tantissima gente che ha voglia di fare e si adatta a fare tutto. Quando la ragazza dice devono adattarsi e quando lei dice insomma i giovani non hanno molta, io invece trovo tantissimi giovani e mi chiedo ma io al loro posto avrei così tanta voglia ancora di continuare, di cercare, e vedo ragazzi laureati che vanno a fare anche lavoretti sperando appunto che questo sia un primo passaggio. Quindi un invito, diciamo un apprezzamento a un'Italia che reagisce, non a un'Italia che si rassegna. E io vedo molta di più gente che reagisce, si parlava di occupazione femminile, madri che fanno mille salti mortali pur di tenere insieme tutto, insomma c'è davvero un tessuto umano che ha voglia di riprendere. Certo, quando la crisi diventa pesante, ha ragione la ragazza, viene anche una crisi di valori, viene anche una sfiducia nella società, insomma si perde quella che noi chiamiamo coesione sociale. Che cosa vuol dire? Vuol dire quella solidarietà, quella voglia di aiutarsi e non di guardare in cagnesco l'un l'altro, gli immigrati ci portano via il lavoro, quegli altri fanno. Quindi penso che però l'Italia ha ancora questa capacità di reagire. Naturalmente la politica deve essere all'altezza di questa Italia che ancora resiste, che ancora guarda avanti. Mi sembra che alcune cose indiscutibilmente questo governo le stia facendo. Dobbiamo imprimere più forza? Sì, imprimiamo più forza. Superiamo anche le divisioni di parte per dire se c'è da salvare un paese tutti ci dobbiamo mettere buona volontà e trovare diciamo una coesione anche a livello politico per spingere in questa direzione. L'Europa può essere un aiuto, guardate, non guardiamola sempre come la causa dei mali o la matrigna. Innanzitutto questa direttiva europea che anche Fidanza richiamava, insomma, l'Europa dice pagate i vostri debiti e fate fronte ai vostri impegni, ma l'Europa dà anche altre risorse, penso ai fondi strutturali per le regioni, che hanno dentro gran parte del lavoro e del, diciamo, della coesione sociale. Abbiamo detto che il 20-25% deve andare per l'occupazione e per diciamo, la coesione proprio sociale. Ci sono i fondi per l'efficienza energetica, per i territori. Usiamo bene quell'Europa che ci dà delle possibilità e forse supereremo anche tanta diffidenza e miglioreremo anche il nostro paese. Quindi io credo che ci sono risorse, ci deve essere una capacità di usarle, c'è un paese che ha voglia di reagire. Diciamo Giovanni Fittante, segretario generale per l'Italia del Valore della Regione Toscana. Ma quello che si vince anche dagli interventi è la mancanza di una speranza, cioè un paese che è piegato su se stesso, che non ha la visione diciamo da qui ai prossimi anni. Purtroppo la politica che abbiamo avuto fino adesso è una politica che si è fermata all'emergenza, ai provvedimenti diciamo del domani, del dopodomani, ma mai un provvedimento, mai una visione da qui ai prossimi 20 anni. Cioè quando non si progetta un paese e si danno tutte le indicazioni e per cui anche gli atti conseguenti per una visione diciamo così a lunga gittata, è chiaro che poi i risultati sono quelli che sono, per cui manca questa speranza. Io credo che l'Italia sarebbe un grande paese in termini diciamo anche di competitività. Il problema è che noi stessi, l'incapacità di governarci e di darci delle regole trasparenti, chiari e lineari possa portare anche ad avere queste questioni di lavoro. Che cosa bisogna fare? Intanto due cose importanti si vuole creare il lavoro. Storicamente è successo in tanti altri momenti della storia e in tanti altri paesi. Gli investimenti pubblici, un grande impegno sugli investimenti pubblici, cioè il vincolo del fiscal compact dell'Europa è veramente gravosissimo. Oggi è anacronistico pensare di poter ripianare i debiti in un momento di non crescita, di decrescita, senza fare investimenti pubblici, per cui tirare fuori da quel diciamo, vincolo appunto, che poi è una cosa buffissima, perché forse qualcuno non si ricorda come nasce il fiscal compact praticamente. Il Presidente della Repubblica francese, Mitterrand, aveva necessità diciamo, di sistemare diciamo, i tempi di non fare spendere di più in Francia e chiese a un suo funzionario, mi studi per favore una modalità. Questo si inventò, questo parametro, che è un parametro diciamo, come dire, tra virgolette economico-burocratico, che poi di fatto hanno reiterato in Europa perché mancava un sistema per poter dare questo controllo. Per cui dobbiamo superare questo aspetto, investimenti pubblici e poi innovazione banda larga. In chiusura, devo più o meno devo interrompere velocemente e conclude perché più o meno parlate allo stesso tempo. Quindi in conclusione? In conclusione diciamo investimenti pubblici e banda larga e innovazione. Noi abbiamo ancora un sistema veramente... Allora, in conclusione, perché poi il tempo è terminato, si può quindi uscire da questa crisi? Una domanda velocissima. Il 2014 sarà l'anno del rilancio, Bonazzi? Deve essere assolutamente così, altrimenti ci impantaniamo davvero.
Prego, Fittante? Direi di sì, e dobbiamo essere, perché dobbiamo essere ottimisti, perché principalmente noi, ma dobbiamo anche fare delle cose concrete. Onorevole Toia, europarlamentare del Partito Democratico? Direi di sì, ma non solo come auspicio, come dovremmo o dovrei, ma come cose che stiamo già facendo adesso. Onorevole Fidanza, europarlamentare Fratelli d'Italia. Sì, soltanto se rimettiamo in discussione questa Europa, le regole folli dell'euro, la gabbia che ci siamo costruiti intorno e che ci sta strangolando. Io ringrazio tutti voi per aver accettato l'invito e il confronto su temi importanti come quello dell'occupazione e del lavoro. Io vi saluto e vi ringrazio come sempre per aver deciso di rimanere in nostra compagnia. Una buona giornata.